È stato un consiglio comunale acceso quello che si è svolto ad Ostuni, un'analisi per certi versi dura sui numeri dei conti pubblici del comune da cui è scaturito un vero e proprio scontro tra maggioranza e opposizione. In particolare quest'ultima è preoccupata per la gestione dei conti pubblici del comune, una situazione finanziaria definita borderline. Abbiamo mutuato il giudizio dalla relazione dei revisori dei conti, che è stata molto preoccupante, nella quale si stigmatizza la situazione finanziaria dell'ente, appuntando attenzione su una scarsa capacità o incapacità di incasso delle imposte da parte dei cittadini. E questo fatto, naturalmente, arreca un grave danno agli equilibri finanziari del comune e mette in discussione anche uno degli elementi, dei punti essenziali che la Corte dei Conti ritiene indispensabili, il cui rispetto è ritenuto indispensabile proprio per evitare problemi di default o di situazione deficitaria. Pronta arriva la risposta della maggioranza, in particolare del sindaco Guglielmo Cavallo, che definisce le affermazioni della minoranza strumentali. L'amministrazione ha diverse somme da recuperare che non derivano tutte, come dicono loro, da tributi. Derivano anche dal fatto che vengono iscritte in quella posta di bilancio anche le somme che arriveranno sicuramente negli anni successivi per i finanziamenti già ottenuti dalla Comunità Europea piuttosto che dalla Regione. Ne hanno voluto sviluppare questa polemica abbastanza fine a se stessa. Ma il ruolo che si sono ritagliati, invece di collaborare costruttivamente, vogliono solo fare delle critiche. Non posso farci niente, se intendono svolgere così il loro compito, liberissimi di farlo.